Anche un allarme per quanto riguarda quota 100, il personale del comune di Napoli che rischia di ridursi ancora di più, diceva che si è già dimezzato rispetto al 2011. L'altra volta stavamo facendo un po' il punto della situazione, dove veramente c'è da preoccuparsi tanto, perché negli ultimi 8 anni, da quando sono entrato, c'è stato proprio 50% secco di riduzione del personale. E dobbiamo garantire servizi sempre più efficienti, perché prima c'erano 1 milione di persone a Napoli, oggi stanno 3. Perché per i turisti che vengono ogni giorno. L'età media è di quasi 60 anni il comune, in certi casi oltre 60 anni per le società partecipate. Con quota 100 altre centinaia andranno via, non ci mettono in condizioni di poter assumere. Quindi, siccome sono perfettamente consapevoli di questo, inizio a pensare se uno persevera, vuol dire che evidentemente vuole che il destino delle città sia un destino fatto di mine, zavorra, piombo, che non ci consentono mai di fare quel salto di qualità che invece tutti noi desideriamo.